Laboratori degli Asini, questa rivista e casa editrice che collabora da 3 anni con questo festival Leggere la città a Pistoia, organizzando una cosa molto particolare che è un seminario residenziale con 20 ragazzi che vengono da tutta Italia per partecipare, e che appunto approfondisce i temi soprattutto legati alla politica, all'arte. Quest'anno la domanda al centro del seminario è: che cos'è l'arte? Il programma del nostro corso si incrocia con quello del c'è un'inquietante gigantografia, ma si incrocia col programma del festival, perché abbiamo avuto la fortuna di intercettare Tommaso Montanari, che è forse uno dei più importanti storici d'arte che abbiamo oggi in Italia, forse il massimo esperto del barocco, che in questi ultimi anni è diventato diciamo un punto di riferimento, prima scrivendo sul Fatto Quotidiano, ora su Repubblica, poi pubblicando diversi libri, ricordo gli ultimi due, Privati del patrimonio per Einaudi e Istruzioni per l'uso del futuro per Minimum Fax, in cui praticamente Montanari ha lanciato con i suoi articoli, i suoi scritti, un grido d'allarme su questo nostro presente, un grido d'allarme sul nostro patrimonio culturale, sul nostro patrimonio artistico, sul nostro spazio pubblico. È un allarme politico molto, molto attuale e molto importante. Perché? Che cosa, sostanzialmente dico due parole per introdurre e poi do la parola a Montanari e al sindaco Samuele Bertinelli, perché loro è la prima volta che si incontrano, ma subito dopo la proclamazione di Pistoia capitale della cultura dello scorso anno si sono scambiati sui giornali c'è stato uno scambio tra di loro che ora sarebbe bello continuare qui con voi. Dico due cose veramente sintetiche su che cosa secondo me è importante ragionare oggi. Noi viviamo oggi un presente in mutazione, che ci dicono che è un presente dove sono finite le ideologie, dove non è un presente alla fine della storia, postmoderno. In realtà c'è un'ideologia fortissima, che è quella forse l'ideologia più importante, che è quella del denaro, quella della finanza, quella del capitalismo, che sta tentando di distruggere tutto. Ironizzavamo prima con Tommaso che ogni nuova generazione, ogni nuova cultura, direi ogni nuovo potere per affermarsi deve organizzare roghi di libri, perché i roghi di libri intesi come il passato, perché il passato è un intralcio, il passato è un ostacolo per affermare una nuova cultura. Oggi l'ideologia dominante è quella del marketing. Abbiamo forse la più importante risorsa economica, questa ideologia ci dice, insomma, la nostra più importante risorsa economica è il nostro bene comune, il nostro bene artistico culturale, e dobbiamo sfruttarlo come un giacimento di petrolio. Il problema è che Tommaso Montanari è un professore, è uno storico e soprattutto non è un rivoluzionario, è una persona che conosce bene la Costituzione e sa che la Costituzione, in diversi articoli, ma soprattutto all'articolo 9, dice che il patrimonio culturale e il patrimonio anche ambientale del nostro paese va protetto, va difeso, e non serve per fare soldi, ma serve per diminuire le differenze di nascita, di classe. È per questo che i musei dovrebbero essere gratis, come sono in molti paesi, come alcuni lo sono in Italia, non tutti. È per questo che la cultura non è uno strumento per non far pensare, non è uno strumento per consolare, ma uno strumento per educare una nazione, educare il suo popolo.
Dicevamo, Bertinelli e Montanari si sono già parlati a mezzo stampa, perché quando Pistoia è stata eletta capitale della cultura, Montanari ha scritto un articolo che non era un saltare sul carro del vincitore, ma era una cosa vera. Ha detto una cosa vera, che lui, conoscendo molto, essendo toscano, ma lui insegna a Napoli, mi pare, però conoscendo molto bene il barocco, quindi tutta la Toscana, hai detto, parafrasando, ma come Pistoia, tutti sono sobbalzati quando Pistoia è stata, perché in Toscana c'è Firenze che è il Rinascimento, c'è Siena che è il Gotico, c'è Pisa che è la Torre, a Pistoia cosa c'è? Lo zoo, la vulgata popolare dice. E invece Pistoia è una delle città più belle del mondo, e ha elencato alcune cose che ci sono, la chiesa di Sant'Andrea e altro. A questo articolo ha risposto il sindaco dicendo questa idea di progetto, che è molto un'idea understatement, non è una vetrina, appunto, questa idea che si è imposta come capitale della cultura. E io partirei proprio da questo, chiederei proprio a Tommaso Montanari che cosa... veramente una cosa che mi incuriosisce: perché secondo te Pistoia vince come capitale della cultura l'anno prossimo, non presentando uno spot pubblicitario, e se questo appunto è un segno di speranza, e che cosa dovrebbe fare, molto brevemente, schematicamente? Grazie, e intanto dell'invito, sono felice di essere qua stamani. Perché abbia vinto Pistoia? Francamente non lo so, bisognerebbe pensare che c'è un'intelligenza annidata nel Ministero per i Beni Culturali o nei luoghi della decisione, che io francamente non vedo in questa fase. Non si può non dire all'inizio di una chiacchierata come questa che, almeno a mio giudizio, ma non solo a mio giudizio, il 7 maggio scenderanno a Roma in piazza sotto il Colosseo per la prima volta nella storia della Repubblica molti cittadini italiani che pensano che siamo in emergenza per il patrimonio culturale. Penso che siamo in un momento particolarmente difficile. Questa è una voce da ascoltare, direi. Mi dispiace molto che debba andare via. Non so se è una protesta del Ministero per i Beni Culturali. Siamo in un momento difficile. Questo governo ha approvato delle leggi che secondo me sono pericolose. Lo sblocca Italia, la riforma Madia, la fine della tutela pubblica delle sovrintendenze che non abbiamo conosciuta. Lo sblocca Italia che mette in vendita, tra le altre cose, il patrimonio monumentale, gli immobili storici delle nostre città, e so che anche a Pistoia c'è un problema su questo: è giusto vendere una parte dell'ospedale del Ceppo o non è giusto? Siamo in un momento difficile. Quando è uscita Pistoia come capitale della cultura, ho pensato che si potesse provare, credo che dobbiamo continuamente provarci, a prendere quella parte di buono che c'è nonostante tutto, perché il fatto che in un momento in cui l'unica cosa che conta, dalla vendita, dalla televendita delle pentole fino alla televendita del Presidente del Consiglio, è lo storytelling, cioè la narrazione di qualcosa che non esiste sostanzialmente e che però ti viene venduto, nel momento in cui l'unica cosa che appunto guida la mercificazione del nostro patrimonio culturale è la sua riduzione a marchio, a brand riconoscibile, il fatto che Pistoia non abbia un brand commerciale riconoscibile e che non sia ridotta come è ridotta la mia Firenze, che ormai cammina a grandi passi sulla strada di Venezia, cioè verso una città che espelle i cittadini e si trasforma in un grande Luna Park gentrificato, cioè che non è più, non offre più a chi è nato lì o è arrivato lì per viverci la possibilità di diventare cittadino, ma ti offre soltanto la via di diventare, diciamo, un cliente fisso di un grande baraccone. Allora, siccome Pistoia non è su questa strada, ha altri problemi, ma non ha questi problemi, la sua associazione all'idea di capitale della cultura poteva essere un'occasione di riflessione collettiva, non solo per Pistoia, ma per tutti.
La capitale della cultura, quella europea, quella vera, Matera, è in grande crisi, come sapranno molti di voi, perché il progetto che ha vinto, e anche quello fu un bel momento, perché era un progetto non commerciale, era un progetto vero, in cui cultura significava cittadinanza, è stato accantonato da un cambio di giunta, è stato oscurato da una grande nuvola nera, che è poi la stessa nuvola del petrolio lucano, che tiene banco nelle imbarazzanti, terrificanti intercettazioni telefoniche che ci svelano come funziona anche questo governo. Sarebbe ingeneroso dire questo governo, anche questo governo. Matera è in crisi da questo punto di vista. Pistoia, capitale della cultura, per quest'anno può non tanto indurci a parlare di questo, diciamocelo francamente, queste formule di marketing, le capitali della cultura, sono un po', come dire, dei carrozzoni senza senso. Proviamo a mettercelo però un senso, visto che ci troviamo ad avere a che fare, ci troviamo nostro malgrado in questa situazione, proviamo a mettercelo un senso. Allora, se uno si chiede che cosa vuol dire essere capitale della cultura, se uno si chiede che cos'è la cultura, si fa naturalmente una domanda pericolosa, come quando ci si chiede che cos'è l'arte. Tu dicevi, Roberto Longhi, quando i suoi allievi, Giuliano Briganti, tanti altri, gli chiedevano che cos'è l'arte, diceva: queste sono le domande del grande metafisico, il diavolo. Io non so dirvi che cos'è l'arte, so spiegarvi perché questa è un'opera d'arte, ed è una cosa un po' diversa. Se io però dovessi provare a dire che cos'è la cultura, e quindi che cosa vuol dire essere capitale della cultura per una città come Pistoia, non saprei trovare parole migliori di quelle della nostra Costituzione. Fra parentesi, anche questa è in pericolo oggi. A ottobre saremo chiamati a dire se vogliamo davvero cambiare in un botto 47 articoli della Carta Costituzionale, stravolgendo di fatto non solo la seconda ma la prima parte. E io personalmente dirò di no. Come la Costituzione parla di cultura? L'articolo 9 che tu citavi dice: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Promuovere lo sviluppo della cultura significa avere un'idea dinamica della cultura. Erwin Panofsky, un storico dell'arte importante, uno dei grandi intellettuali ebrei fuggiti in America durante il nazifascismo, diceva: l'umanista è chi contesta l'autorità ma rispetta la tradizione. Una bellissima definizione della cultura umanistica. Lo sviluppo della cultura non è qualcosa di statico, non è qualcosa che è rivolto al passato, ma è l'idea che la cultura si alimenti per l'appunto attraverso la ricerca. Innovare la conoscenza e redistribuirla, non un'idea elitarista della conoscenza, ma l'idea di una redistribuzione, spezzare continuamente il pane della conoscenza per chi? Per tutti, per i cittadini. Se ci pensate, i musei erano, fino a questa riforma, Franceschini, l'unico luogo dove un cittadino comune viene a contatto con la ricerca di base. Non entriamo nei laboratori di fisica, non entriamo nei laboratori di chimica, quando entriamo nei policlinici universitari da pazienti abbiamo poca inclinazione a pensare a queste cose. Nei musei, se sono veri musei, se non sono depositi di cose vecchie, c'è una comunità residente di ricercatori che innova la conoscenza e la redistribuisce a chi entra. Perché questo serve? Perché le democrazie moderne non vivono senza cultura intesa come diffusione del senso critico. Quando Marc Bloch, uno dei massimi storici del Novecento, anche lui ebreo, è costretto a passare alla Resistenza, scrive un libro che chiunque di noi dovrebbe leggere, L'apologia della storia, il mestiere dello storico. Inizia con la domanda di suo figlio di 12 anni: babbo, a che cosa serve la storia? Noi ci chiediamo cos'è la cultura, cos'è l'arte. E lui dice: non pensate che questa sia una domanda ingenua. La legittimazione della cultura è una domanda pressante che assilla le nostre vite. E lui, senza libri, ma con una pistola, finirà la sua vita, non finendo il libro, fucilato dai nazisti di Barbie, dice: è una grande vergogna della nostra età che nelle scuole non si insegni il metodo critico della storia, perché è l'unico modo per difenderci dalle tossine della propaganda e della menzogna. Il metodo critico, la cultura, diciamolo con le parole della nostra Costituzione all'articolo 1, come sovranità, essere sovrani. La cultura è l'unico mezzo per essere sovrani su noi stessi, sul nostro corpo. C'è Luigi Manconi in questa sala,
che più di tutti in Italia in questo momento ci spiega qual è il rapporto fra il corpo e la politica, e il suo ultimo libro, Se vi viene voglia di fare politica, Corpo e anima, se vi viene voglia di fare politica, è un libro da leggere per capire che cos'è la sovranità in questo paese oggi. Se vogliamo essere cittadini sovrani, dobbiamo avere una cultura. Se vogliamo essere uguali, articolo 3, uguali sostanzialmente, il patrimonio artistico, lo spazio pubblico, il paesaggio, Paolo Maddalena pure qua, legge in questa sala, Paolo Maddalena più di tutti gli altri ci ha spiegato che cos'è l'ambiente e ha scritto: se i costituenti vivessero oggi non scriverebbero paesaggio, scriverebbero biosfera, scriverebbero ambiente. Cultura è vivere in una città, in un'area in cui non c'è l'ilva che inquina, non ci sono i pesticidi dei vivai che inquinano, in cui la vita è possibile e in cui non dobbiamo essere costretti continuamente a scegliere fra lavoro e salute. Domenica 17 voteremo un referendum e c'è un discorso pubblico che tende a dire: dobbiamo scegliere fra la salute e il lavoro, cioè scegliete fra l'articolo 1 e l'articolo 9 della Costituzione. Questo è un discorso pubblico menzognero. Non abbiamo costruito questo paese nuovo dopo la guerra per scegliere fra lavoro e salute. Non è questa la scelta. Le due cose possono stare insieme alla condizione che il discorso della politica sia un discorso di verità. Forse una delle voci più alte in questo senso, tu mi interrompi quando devo interrompermi, uno dei discorsi più alti in questo momento in Italia è quello del Papa. L'enciclica Laudato Si dice in un passaggio che nulla di ciò che riguarda l'ambiente può essere deciso senza il consenso delle comunità locali. Per anni abbiamo demonizzato il NIMBY, not in my backyard, non nel mio cortile, demonizzando quelli che il Presidente del Consiglio chiama i comitatini che si oppongono e dicono: qui io non lo voglio l'inceneritore. Il risultato non è un paese che fa l'interesse generale, purtroppo. Il Papa dice: le comunità devono avere l'ultima parola e le decisioni dell'interesse generale, che può essere diverso dall'interesse della singola comunità, vanno prese in sincerità e verità. Perché io posso capire che le esigenze generali del paese, se davvero è così, pretendano che in Lucania ci siano dei pozzi petroliferi. Devo essere però ben sicuro che su un piatto della bilancia ci sia l'interesse generale e sull'altro l'interesse della comunità locale. Ma quando scopro che su uno dei piatti della bilancia ci sono gli interessi delle lobby petrolifere, non c'è l'interesse pubblico ma c'è uno scambio con l'interesse privato, questo sistema salta, perché non c'è più l'interesse privato, l'interesse locale e l'interesse globale, ma c'è l'interesse pubblico e l'interesse privato. Allora le parole del Papa sono fondamentali: sincerità e verità, solo così si è sovrani, solo così si è cittadini sovrani. Mi ha molto colpito, chiudo su questo, poi avremo modo di tornare sui singoli argomenti, che una pubblicità di una grande compagnia telefonica, la Telecom, abbia scelto come claim, come slogan, interpretato tra l'altro da Piff, che è un personaggio che molti associavano al giornalismo d'inchiesta, alla ricerca della verità, questo slogan: la libertà di non dover più scegliere. Ora, la TIM parla dei piani telefonici, ma fa impressione che per parlare al paese in questo momento un gruppo di creativi pensi che un messaggio vincente sia questo: la libertà di non dover più scegliere, in un momento in cui la riforma della Costituzione, la riforma della scuola, la riforma del lavoro parlano di un paese che ha meno possibilità di scelte, di un paese più verticalizzato, di un paese più autoritario. Allora io credo che la cultura sia non solo la possibilità, ma la capacità di scegliere, avere gli strumenti per scegliere. Se io dovessi dire che cos'è la cultura, direi questo: lo strumento principe per costruire la nostra sovranità di cittadini. Allora io vorrei che Pistoia fosse la capitale della sovranità in quest'anno. Se ci riuscirà, sarà davvero un messaggio forte mandato al resto del paese. Vorrei che il sindaco rispondesse a questo desiderio di Montanari. Anche volevo ricordare al sindaco questa frase che ieri ha detto Giancarlo Gaeta, che ha partecipato con noi a un incontro. Ha detto una frase di Simone Weil: che chi amministra la città
non possiede le chiavi della città, ma ce l'ha solo in prestito per chi poi la deve dare a quello che verrà dopo di lui, che mi sembra che rientra bene in questo discorso della sovranità, che è una cosa temporanea e deve ragionare sul futuro. Quindi se puoi toccare tutti questi aspetti, anche l'aspetto ambientale. Ma io sono convinto, e non da oggi, che chi abbia il privilegio, per esempio, di essere pro tempore il sindaco della propria comunità, sia un cittadino come tutti gli altri, con gli stessi diritti naturalmente degli altri, ma con qualche dovere in più. Penso che questa sia sostanzialmente la differenza. E credo che tornare a volare a quote più normali, cioè conciliarci anche nella dimensione simbolica con un agire pubblico e anche con un agire politico, nel quale l'azione torni a corrispondere alla parola, cioè polis e dunque una dimensione di comunità che è primigenia nell'agire pubblico e che determina il farsi della politica e della democrazia nella dimensione urbana, sia intanto il primo punto di riferimento che dovremmo tornare ad esplorare, cioè che cosa costituisce la sfera pubblica nella democrazia e che cosa contraddistingue, rende riconoscibile un attore pubblico nella sfera pubblica. Lo dico perché personalmente sono convinto, su questo si è anche molto ironizzato, del silenzio operoso di chi si trovi pro tempore ad amministrare una città, che se ci pensate è esattamente una direzione indicata in senso opposto allo spirito dei tempi, al milieu culturale diffuso che anima il rapporto tra i sindaci e le loro comunità. Sono molti miei colleghi convinti di essere demiurgicamente dei re taumaturghi che possono cambiare la materia della loro città solo perché sono stati eletti direttamente dai cittadini. Qui sta un grande equivoco, perché la città, come diceva Giovanni Michelucci, è la comunità ideale dei morti e dei vivi. Ed in questa dimensione storica, in questo respiro pluricentenario delle nostre città, sta una cifra distintiva della città, intesa come il primo dei beni che abbiamo in comune, che deve essere tramandato in forme certamente non impoverite, possibilmente arricchite di valori simbolici, di cultura, di sapere, di civiltà, di servizi per coloro che verranno. Naturalmente occorre per questo obbedire all'etica della responsabilità presa sul serio, il che in Italia è obiettivamente rara avis. Ma questo è un altro dei connotati di fondo che dovremmo, credo, ripristinare nel dibattito pubblico, affinché informi questo principio l'agire degli attori pubblici. In Italia prevale per lo più l'etica della intenzione e al sacro purificatore lavacro del confessionale, in genere, ci si scarica di ogni individuale responsabilità. Responsabilità che invece abbiamo è oggi più di sempre verso le generazioni future, verso coloro che non sono ancora nati. E l'unico rapporto sensato con le generazioni future nell'assunzione di responsabilità dentro il presente aspro, difficile che viviamo, è l'assunzione della cifra distintiva dell'etica della responsabilità, che si misura appunto non per le intenzioni, perché si sa l'inferno è lastricato nelle sue vie di buone intenzioni, ma della misurazione delle conseguenze delle azioni che si compiono oggi per coloro che verranno domani. Ragionando in questi termini, va da sé che la città non avrebbe partecipato
alla vicenda della capitale italiana della cultura se fossimo stati convinti di una baracconata come un'altra. Lo dico perché mi sono interrogato intorno a questa possibilità. E poiché conosco mediamente le cose del paese, non davo affatto per scontato che avesse il costrutto, l'orditura, la trama di una vicenda seria. Ho voluto verificare ex ante se vi fossero le condizioni. E cioè, sostanzialmente, ho voluto verificare ex ante chi avrebbe valutato sulla base di quali parametri. E qui mi corre l'obbligo, si direbbe, di una precisazione rispetto anche alle parole di Tommaso Montanari. Quale che sia il giudizio che si dà del Ministero dei Beni Culturali, non è stato il Ministero dei Beni Culturali a valutare le città, i loro dossier, per designare la capitale italiana della cultura, ma una autorevolissima commissione insediata presso il Ministero dei Beni Culturali che, come ha singolarmente sottolineato il Ministro al momento in cui si è avuta la notizia della designazione di Pistoia, ha agito determinando questa sorpresa, e la domanda sarebbe: sorpresa rispetto a che cosa? Indipendentemente dalla politica. E io aggiungo, ci mancherebbe altro. Doveva giudicare quella commissione, ha giudicato quella commissione. Il professor Camilli era il presidente, altri di quel pari, di quella fatta, per la loro autorevolezza scientifica, il rigore accademico, per la qualità intellettuale e morale che esprimono, hanno delineato un panorama che noi naturalmente abbiamo saputo dopo aver presentato il dossier per le persone fisiche, di sufficiente autorevolezza tale da garantire sufficiente indipendenza nel giudizio. Altrimenti, mi verrebbe da dire, forse fosse stata per la geopolitica, mettiamola così, con una litote, con un'attenuazione del giudizio, con un eufemismo, il successo non sarebbe arriso a Pistoia. Anche perché, la voglio dire sul versante positivo, traducendola in questi termini, le altre città avevano tutte, non meno di Pistoia, le caratteristiche e il fisico per essere la capitale italiana della cultura. Pensatele in rassegna brevemente. Da Mantova, che lo è per quest'anno, Parma, Spoleto, Ercolano, Aquileia, Pisa, certamente città più note di Pistoia, di più grande blasone, di più forte ed importante tradizione culturale, almeno quella percepita. Io penso che sia stata la solidità del progetto avanzato da Pistoia, riconosciuto da una commissione sufficientemente autorevole per essere anche indipendente, che ha premiato una idea che è esplicita nel dossier e che è documentata per le decisioni che abbiamo già preso, non per quelle che prenderemo, molto diversa rispetto allo spirito dei tempi per come almeno lo conosciamo. Anzi, vorrei dire che si muove, come forse dimostra anche questa rassegna, in direzione ostinata e contraria rispetto a certo spirito dei tempi. E cioè, noi siamo gli unici che non hanno presentato, a proposito di brand, il logotipo della capitale italiana della cultura. Noi siamo gli unici che non hanno presentato uno slogan per identificare, in sintesi, con un tweet, la cifra distintiva, la caratteristica essenziale della candidatura di Pistoia. Noi siamo gli unici che hanno prodotto un dossier le cui linee di azione sono tutte già integralmente finanziate dal territorio, cioè che non hanno bisogno del milione di euro del Ministero dei Beni Culturali per trovare le gambe e la possibilità di incarnarsi
nelle cose della città. Ergo, quello che verrà, poiché non abbiamo fatto il passo più lungo della gamba, quello che si comincerà a vedere dalle prossime settimane, dai prossimi mesi, è stato deciso 4 anni fa, 3 anni fa, 2 anni fa, l'anno scorso, e cioè la capitale italiana della cultura non è la premessa per quello che vedremo, ma è il punto di approdo di quello che abbiamo già deciso e che fiorisce, lo dico in particolare per i cittadini pistoiesi presenti, in una dimensione che ha bisogno di tempo. Bisogna un po' riconciliarci con questo respiro millenario della città e non stare lì con l'oriuolo alla mano, come diceva il Foscolo, pensando che nel prossimo quarto d'ora qualche uomo d'azione, qualche decisore della provvidenza, demiurgicamente plasmi in altra forma la materia della città. Perché non sarebbe possibile, né sarebbe auspicabile. La nostra idea, cocciutamente praticata, è quella della cultura, del sapere, intesi come i primi dei diritti di cittadinanza, ciò che fa liberi ed uguali gli umani, ciò che consente di contravvenire alla lotteria della sorte per cui si è avuto in sorte di nascere qui anziché lì, ciò che consente, insieme al lavoro e la autodisciplina, il sapere, alla povera gente di non doversi togliere il cappello di fronte al padrone, come diceva un grande sindacalista, Giuseppe Di Vittorio. Per questo, questa città spende, non da oggi, ordinariamente, più del doppio della media nazionale in politiche per la cultura. Il 5,2% del bilancio di parte corrente, non a detrimento di altri servizi, perché noi spendiamo più del doppio anche per le politiche sociali, 5 volte lo Stato. E 5 volte lo Stato. E lo facciamo perché pensiamo che sia un investimento nella fioritura della democrazia, che ha un respiro lungo di fronte a sé e che non ammette la possibilità di corrispondere oggi per domani a istanze ipersemplificate quando i temi sono complessi. E naturalmente anche qui questo avviene tra le ironie, come per il silenzio operoso, il sindaco filosofo. Io so bene che un certo dibattito da strapaese molto italico sulla cultura come giacimento petrolifero, piuttosto che il pane, il companatico con cui si mangerebbe o non si mangerebbe legato alla cultura, tende evidentemente in direzione opposta rispetto a ciò di cui sto dicendo. E so anche che la democrazia è esigente e richiede pazienza e che ha bisogno di principi che siano presi sul serio, che siano tradotti in un discorso pubblico scevro da paternalismi autoritari e retorica, improntato allo spirito della verità, come è stato detto, perché l'unica liberatrice, l'unica rivoluzionaria è la verità e comunque la pratica più lungimirante, dire la verità. Non ci si imbroglia mai, nella vita privata come nella vicenda pubblica, chiamare le cose con il loro nome, per tornare ad adeguare le parole che sono importanti con comportamenti che, se coerenti con le parole, possono cambiare il mondo. Quindi, concludendo, per noi la capitale italiana della cultura è un'avventura collettiva che rappresenta un ponte, uno strumento, nulla di più e nulla di meno, verso un possibile, anche per via di questo vettore, riorientamento del modello di sviluppo di questo nostro territorio, che è in crisi da 25 anni, non da ieri l'altro, e non nella illusione che un processo di necessaria terziarizzazione qualificata del territorio possa sostituire il primario ed il secondario, l'agricoltura e la manifattura, ma esattamente al contrario. Noi pensiamo che un processo di terziarizzazione qualificata,
una dimensione più creativa, di cittadinanza critica attiva, di civismo democratico inteso come partecipazione civile diffusa, possano certamente da una parte aprire nuovi bacini occupazionali per nuove forme di impresa, a partire dal restauro dei beni monumentali, storico-testimoniali, anche di questo nostro territorio. Nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, partirà a Pistoia, poi forse ne parleremo, ma il restauro di beni che forse dicono qualcosa ai pistoiesi e certamente anche a coloro che non pistoiesi conoscono il sedimento storico di questa straordinaria città. Noi recupereremo con soldi del territorio Sant'Jacopo in Castellare, San Salvatore, San Pier Maggiore, la Saletta Gramsci, pedonalizzeremo Piazza Spirito Santo, proseguiremo su questa strada, si sta cominciando a mettere in questi giorni a LED dell'illuminazione pubblica della città, rifaremo 4 parchi pubblici e così via dicendo. Naturalmente nulla dico perché ho capito che ci torneremo circa la trasformazione dell'area del ceppo, che credo sia un esempio che ha davvero i caratteri della esemplarità e purtroppo della unicità nel paese, se si sa ciò di cui si parla naturalmente, bisogna sempre prima di esprimersi conoscere ciò di cui si sta parlando, perché è un caso di acquisizione di patrimonio pubblico, non di vendita del patrimonio pubblico. Lo sottolineo sommessamente perché appunto la verità è l'unica liberatrice. Il Comune di Pistoia ha chiesto e ottenuto, ex lege, dalla Regione Toscana, che senza oneri per questa amministrazione venissero nella proprietà collettiva, questo comune c'è da 1000 anni, ci sarà anche nel prossimo quarto d'ora, l'antico complesso monumentale dell'area del ceppo e il padiglione cassa di risparmio retrostante, 10.000 metri quadrati, solo il padiglione cassa di risparmio, laddove era previsto che tutto fosse in vendita per consentire uno dei 3 vettori di finanziamento per i nuovi ospedali già realizzati, compreso quello famigerato anche di Pistoia. E noi ci stiamo muovendo esattamente in questa logica. Ciò che è di tutti non può essere, come troppo spesso in Italia, la terra di nessuno, ma non deve essere nemmeno fatto crollare, perché così il ceto dirigente pro tempore della città si è messo a posto la coscienza, come avviene alle Ville Sbertoli o a Montesecco. Noi ci siamo assunti la responsabilità rilevante, unico caso in Italia, per l'area del ceppo, di fare come comune tutte le opere di urbanizzazione. Perché quest'idea per cui l'urbanizzazione primaria e secondaria derivi dalla benevolenza di privati, i quali a scomputo d'oneri, invece di pagare quello che la legge prevede al comune, che poi lui fa le urbanizzazioni primarie e secondarie, le strade pubbliche le fa il pubblico, non le fa il privato in cambio di indici edificatori. Per inciso, siamo anche l'unico comune d'Italia, verificare, che sta tagliando indici edificatori. Non solo da quando io sono sindaco non è stata sentibile con concessioni, permessi a costruire, un'oncia in più di territorio edificabile, un metro quadrato, ma stiamo restituendo terreno gravato da indici edificatori alla natura e stiamo sistematicamente tagliando indici edificatori, perché anche qui, e concludo, stiamo in una direzione opposta a quella delle politiche pubbliche dell'urbanistica a livello nazionale. Nei fatti, lo dico per il Presidente, Professor Maddalena, che è presente, che ci onora della sua presenza, traducendo l'assunto per cui solo in Italia facciamo coincidere il diritto di proprietà con lo ius edificandi, che è una pratica belluina, incivile, da rentier, che riguarda innanzitutto i cittadini di questo Paese, che a ogni piè sospinto vengono a chiedere la possibilità di costruire la villetta
laddove c'era lo spazio aperto dei nonni e dei genitori, perché anche questa favola di un ceto politico corrotto dentro una società tutta sana, della società incivile della politica dentro la società civile che avrebbe invece virtù civili inenarrabilmente positive, è una favola per l'appunto, perché ogni paese ha la classe dirigente che si merita e bisogna anche da questo punto di vista chiamare le cose con il loro nome, spesso in una direzione ostinata o contraria anche rispetto al senso comune anche dei nostri civilissimi territori, stiamo decidendo che è conservato, perché non è il diritto della comunità a disegnare la propria forma, ma è il tuo diritto a speculare su un terreno per il solo fatto che è di tua proprietà. La proprietà, ho pagato, consente di fare strame delle regole pubbliche, anche quelle della civile convivenza. Sarebbe un ragionamento lungo, ma come si vede noi stiamo operando, potrei fare molti altri esempi, mi taccio, in una direzione che prende sul serio le chiacchiere dei convegni che frequentemente una parte dell'intellettualità del paese fa. Almeno qualcuno le fa nella direzione giusta, sono sempre meno purtroppo gli esempi, le testimonianze di parole dette con spirito di verità in un paese sempre più conformista e reticente, con anche esempi diffusi di autoinibizione, perché non si sa mai, non conviene molto dire le cose come stanno. Per questo mi fa piacere discutere con Tommaso Montanari, che certamente non è persona che le mandi a dire e che chiama le cose con il suo nome, come io cerco di fare e come credo sia giusto fare. Grazie, Sindaco. Io ridarei la parola a Tommaso per rispondere ad alcune suggestioni del Sindaco, soprattutto sulla sfera pubblica, la città e la protezione dell'ambiente, ricordando anche una cosa: nel suo ultimo libro Montanari individua, mi pare nel 93, la legge Ronchey come punto di non ritorno del fatto di queste che ci vengono raccontate come scelte obbligate. L'ingresso dei privati nella gestione del patrimonio culturale e appunto l'idea che in alcune circostanze non è possibile non svendere il patrimonio culturale. Montanari racconta, io vorrei che tu raccontassi anche alcuni di questi esempi, anche recenti, come la statua del Bernini fatta viaggiare per una sagra del mandorlo in fiore. Perché queste non sono scelte obbligate? Perché non è inevitabile svendere il nostro patrimonio culturale come nel famoso film Toto Truffa che tu citi, in Totò vende la Fontana di Trevi a un turista? Una Pistoia che si presenta per bocca del Sindaco nel modo con cui si è presentata ha davvero tutte le carte in regola, vorrei dire, per essere una capitale della controcultura. Perché una città che dice, e non ho motivo per dubitarne, visto che è stato detto così solennemente, che non svende, non solo, ma non vende gli immobili pubblici, va davvero in direzione ostinata e contraria. E su questo, diciamo, associazioni, comitati, cittadini faranno il dovere che una democrazia si fa, controllare ciò che il Sindaco ha detto e che mi sembrava davvero molto importante. Anche perché quando il Sindaco ha spiegato cosa succede al ceppo, ha anche spiegato che la Regione Toscana invece aveva un progetto diverso. Ed è, permettetemi, significativo del pensiero unico che riguarda tutto questo, che chi si candida come Presidente della Regione Toscana, facendosi forte di un'esperienza piena di luci e piena di ombre insieme, come Enrico Rossi si candida alla guida del Partito Democratico contendendola a Matteo Renzi, su alcune questioni dal mio punto di vista cruciale come l'alienazione dello spazio pubblico monumentale, in realtà poi intraprenda le stesse strade che il governo Renzi ha intrapreso, sia chiaro, non per primo, ma accodandosi a una lunga tradizione. In Italia dal 2000 ad oggi si è venduto patrimonio monumentale pubblico per un controvalore di 25 miliardi di euro, non poco. Non è finito a sanare il debito pubblico se non per una percentuale dello 0,6%. È finito tutto nei bilanci ordinari.
Noi non lasciamo ai nostri figli, ai nostri nipoti, a quelli che vengono dopo, ai non nati di questa comunità ideale che è la città, non lasciamo molto di ciò che abbiamo avuto. Quando nel 1941 Piero Calamandrei prova a parlare di politica, non potendolo fare altrimenti, con un libro che è una serie di lunghe metafore, l'inventario della casa di campagna, in cui si parla del rapporto dei cittadini toscani italiani con la libertà, a un certo punto racconta di quando andava in campagna da bambino e andava nel bosco e rimaneva deluso perché non trovava i funghi. E gli dicevano: non ci sono i funghi perché ci sono già stati, qualcun altro è venuto e li ha colti. E Calamandrei dice: non ci rimanevo male perché non trovavo i funghi, ma non capivo come chi era venuto prima non poteva pensare a chi sarebbe venuto dopo. Questo è il punto fondamentale. Vendere 25 miliardi di beni monumentali vuol dire non lasciarli e non lasciare nulla. Forse rattoppare qualche buca per le strade, forse, se si fa. Se voi andate sul sito dell'Agenzia del Demanio, vedrete che cosa è in vendita ora. Conventi, castelli, ville, tutti beni vincolati, molti beni monumentali. Lo Sblocca Italia ha tolto al Ministero per i Beni Culturali la facoltà di pronunciarsi sulla scelta di quali beni vendere e non vendere, che era uno degli ultimi residui. Se domani si decide, paradossalmente, di vendere il Palazzo degli Uffizi ad una multinazionale, lo si può fare senza chiedere il permesso del Ministro per i Beni Culturali. Lo può decidere direttamente il Capo del Governo, formalmente. Allora, una città che decide che lo spazio pubblico monumentale del passato e in certi casi anche quello non monumentale, ma che può avere un uso rilevante per riprogettare la città in modo diverso, caserme o altri luoghi del genere, non si vende, ma si tiene e non lo si fa cadere, ma si trova il modo di restituirlo alla vita, al futuro di una comunità. Una città che fa così non è solo una città di controcultura, è una città profetica in questo momento. E spero che Pistoia lo sia, coerentemente. La legge Ronchey è quello che è successo al patrimonio culturale nello stesso momento, nello stesso lasso di tempo. Se voi andate a vedere come lo Sblocca Italia, come l'Agenzia del Demanio parlano dell'alienazione del patrimonio, troverete una parola magica: valorizzazione. L'alienazione è il caso estremo della valorizzazione, formalmente, così si dice. È il grado più elevato. Il bene è così valorizzato che si smaterializza, entra direttamente nel mondo delle idee. Ai gradi più bassi la valorizzazione fa altri danni. Nell'articolo 9 la parola valorizzazione c'è? No. La valorizzazione entra nel vocabolario italiano, in questa accezione, a metà degli anni 70 con la commissione Franceschini, un altro Franceschini, meno dannoso per il patrimonio culturale, ma nella commissione Franceschini entra la parola valorizzazione. Quando si forma il Ministero per i Beni Culturali, un ministero infelice, un ministero nato morto, diceva Cederna, tra i suoi compiti fondamentali c'è anche quello di valorizzare. È una parola ambigua. Che cosa vuol dire valorizzare? C'è stata una lunga battaglia in seno alle varie commissioni che hanno scritto il codice dei beni culturali. La valorizzazione ha cambiato definizione più volte. Alla fine ha prevalso una definizione che è, diciamo, assonante, se non altro, ai valori costituzionali. La valorizzazione è ciò che permette al patrimonio culturale di aumentare, di creare conoscenza e cultura. Lo sviluppo della cultura è una commissione in cui c'era anche Salvatore Settis. Alla fine si riuscì a metterci le parole del primo comma dell'articolo 9. Valorizzazione uguale sviluppo della cultura. Nel discorso comune della politica, ma anche delle classi dirigenti, tutta direi, valorizzazione viene intesa in un senso diverso, cioè parametrandola all'unico valore che noi sembriamo riconoscere, quello del denaro, cioè monetizzazione, cioè messa a reddito. È per questo che l'Agenzia del Demanio può chiamare valorizzazione la vendita di un ospedale storico, perché valorizzazione viene sostanzialmente intesa, ma anche nei testi di legge, anche nel dibattito parlamentare, come la messa a reddito, l'estrazione, altra parola che si usa, di valore. La metafora del petrolio è quella che domina. Il petrolio è
di questo paese sarebbe il patrimonio culturale. Il primo a aver inventato questa formula è il secondo ministro per i beni culturali, Mario Pedini, più noto per essere uscito negli elenchi della P2 che non per altri meriti. Da allora in poi, fino ad ora, il patrimonio è il petrolio. Se ci pensate, la metafora è istruttiva. Il petrolio è sotterraneo, non lo conosciamo, è nero, un patrimonio che noi non conosciamo. Per metterlo a reddito c'è un unico modo: bruciarlo. Esauribile. Non è rinnovabile. E da un punto di vista economico, da un punto di vista della gestione economica, il petrolio, come ben sanno i paesi petroliferi, quelli veri, crea che cosa? Monopolio. Crea dei monopoli, dei grandi monopoli, che ribaltano il rapporto di forza col potere pubblico, lo tengono in scacco. La storia delle presidenze americane e delle vicepresidenze americane dice molto sul potere delle grandi compagnie petrolifere. Bernie Sanders ha in questo momento una polemica feroce in corso con le grandi multinazionali legate al petrolio negli Stati Uniti. Cosa è successo in Italia? Che la metafora del petrolio l'abbiamo applicata alla lettera anche da questo punto di vista. La legge Ronchey, che passa per essere uno dei migliori ministri per i beni culturali ed è invece l'artefice del cavallo di Troia che ha permesso di espugnare la città, di farla cadere, governo Amato, primi anni 90, lo stesso governo che inizia le privatizzazioni e le alienazioni del patrimonio pubblico, il ministro Ronchey fa una legge per cui dà ai privati quelli che si chiamano i servizi aggiuntivi, cioè le librerie e i ristoranti dei musei. E voi mi direte, beh, non pretenderemo mica che lo Stato gestisca anche le librerie e i ristoranti. In Francia lo fa. In Francia lo Stato non ha rinunciato a guadagnare attraverso la libreria e il ristorante del Louvre. In Italia abbiamo preferito che a guadagnare fosse qualcun altro con quei soldi. E quindi la retorica per cui il denaro acquisito con la valorizzazione va a sorreggere la tutela è una retorica smentita dai fatti. Il governo successivo, governo Dini, ministro dei beni culturali, un fiorentino, un membro della mia, non riesco a chiamarla se non purtroppo corporazione, gli storici dell'arte, Antonio Paolucci, che qualcuno di voi conoscerà, sovrintendente di Firenze, poi oggi direttore dei Musei Vaticani, estende le concessioni petrolifere, chiamiamole così, del patrimonio. A che cosa? Alla bigliettazione. Perché agli Uffizi voi oggi non riuscite a entrare, se ci andate ora ad aprile? Perché ci dovrebbero stare in compresenza al massimo 938 persone e ce ne sono 3.000. Perché i biglietti li vende un privato che ha tutto l'interesse a far entrare più gente possibile. E qui cade un altro mito: la valorizzazione non è la fruizione aperta a tutti, perché lì non è aperta a nessuno, è chiusa a tutti. Un bambino agli Uffizi ora non arriva a vedere cosa c'è appeso al muro, anche una persona adulta di bassa statura. E lasciamo perdere quello che questo comporta per la conservazione. I dipendenti degli Uffizi sono diventati oggetto di studio nel dipartimento di Careggi a Firenze, che studia le malattie non europee, perché c'è di tutto in quell'area che gira, naturalmente. E poi accanto alla bigliettazione che cosa? Le mostre. E quando un privato fa una mostra in un luogo pubblico, grazie alla Ronchey e all'allargamento Paolucci, si prende fino al 98% degli utili. Le mostre in Italia, che sono ormai 10.000 l'anno, sono fatte con soldi pubblici, con servizi pubblici, in luoghi pubblici, con opere pubbliche, ma creano reddito privato. Chi sono gli oligopolisti del patrimonio culturale? In questo momento sono tre e si spartiscono il 90% del mercato. La prima è una strana cosa, un gruppo, un'associazione culturale che però al suo interno ha un'impresa, Civita, che al suo interno ha Civita Servizi. Se andate a vedere i soci di Civita c'è di tutto, c'è la Telecom, ci sono le grandi università, c'è la Sapienza. Chi è il presidente di Civita? Gianni Letta. Fatturato di Civita nel patrimonio culturale italiano 70 milioni di euro l'anno. Cioè, noi permettiamo che il nostro patrimonio culturale arricchisca una società chiusa dentro un'associazione culturale il cui presidente si chiama Gianni Letta. In questo momento non solo gli Uffizi, ma la Cattedrale di Siena, il Duomo di Siena, sta dentro il grande universo di Civita, cioè i luoghi dove si è formata la comunità civile, le cattedrali che non erano solo luoghi religiosi, ma i luoghi delle grandi assemblee civiche medievali, sono gestite con bigliettazione. Che cosa comporta questo? Che nelle viscere della cattedrale di Siena, nel duomo medievale, antico, quella che si chiama impropriamente una cripta, si espone
un Tiziano giovane o un Caravaggio. Perché cosa c'entra? Perché la stessa Civita ha in gestione, non so, i Musei Capitolini di Roma, dove quei quadri vengono esportati, asportati come organi di pregio di un corpo ormai morto e portati, valorizzati a biglietto altrove. Il secondo monopolista è Electa, Mondadori, Berlusconi, il terzo sono le cooperative, Coop Cultura. La presidente delle cooperative è una signora che si chiama Barni, la sorella ora è l'assessore alla cultura della regione toscana. Immaginatevi quale permanente conflitto di interessi questo possa ingenerare. Quando Siena è tutta in mano, famiglia senese, è tutta in mano alle cooperative di Coop Cultura, in genere coalizzate a cartello insieme a Civita, perché poi spesso, per esempio a Pompei, tutti questi sono insieme, nonostante che l'antitrust continui a dire che questo naturalmente non va bene. Allora, cos'è entrato nel patrimonio culturale nei primi anni 90? Il mercato? Io non ne sarei felice, ma bisogna dire che non è entrato il mercato, è entrato qualcos'altro, è entrata la consorteria, è entrata la zona grigia che tiene insieme la politica e gli affari in questo paese. Le gare sono in regime di proroga da anni e non si va avanti. In concreto che cosa comporta questo? Per esempio che la mostra più visitata del 2015 in Italia si chiama Tutankhamon Caravaggio Van Gogh. Il programma culturale è evidente immediatamente dal titolo. Dov'è fatta? Nella Basilica Palladiana di Vicenza, luogo pubblico, luogo monumentale, ricostruito a grave prezzo dopo la guerra, dopo che i bombardamenti l'avevano scoperchiato. Non ci si può più fare nulla di civico perché i pannelli delle mostre ormai impediscono di farci nulla. La mostra è pagata con 4 milioni e mezzo dalla Cassa di Risparmio, non sono esattamente denari privati quelli della Cassa di Risparmio. I servizi sono offerti dal comune, il reddito va alla compagnia privata, alla ditta privata che lo organizza. Si potrebbe continuare a lungo. Fino alla polverizzazione degli eventi di valorizzazione di cui si parlava prima. Perché un busto attribuito a Bernini che sta in una grande chiesa di Roma, San Sebastiano sull'Appia? L'Appia, c'è Vezio De Lucia qui, l'Appia, il luogo delle grandi battaglie civili di Antonio Cederna, il luogo che la riforma dei musei, la riforma Franceschini affiderà ora mani e piedi ai privati che la vorranno valorizzare, forse la società Autostrade, che ha già un progetto sull'Appia. Veramente una nemesi terribile per Cederna e per le sue battaglie. Si estrae un Bernini presunto tale dall'Appia e lo si manda ad Agrigento alla Sagra del Mandorlo in Fiore, che è la tipica destinazione a cui io manderei un Bernini. E poi quando si protesta si dice no, ma non sta proprio nei banchetti della sagra, sta in una chiesa e sopra ci sono degli stucchi barocchi, quindi c'è un valore culturale. Gli stucchi della famiglia dei Serpotta non hanno nulla a che fare con Bernini, è una cosa completamente priva di senso dal punto di vista culturale. Perché accade? Perché Agrigento è la città del ministro degli interni, Angelino Alfano, e quella chiesa appartiene al fondo edifici di culto del Ministero degli Interni, perché per una follia derivata dalle leggi eversive per cui il patrimonio ecclesiastico dopo l'Unità d'Italia viene nazionalizzato, molte delle nostre grandi chiese monumentali appartengono non al Ministero per i beni culturali, non so se dolermene in questo momento, ma al Ministero degli Interni. A capo di questo fondo c'è un prefetto che obbedisce al signor Ministro e quindi il Bernini va nel collegio elettorale del signor Ministro. Perché questo ci deve preoccupare tutti? Perché purtroppo è quello che succederà d'ora in poi. Le sovrintendenze confluiranno negli uffici del governo sul territorio diretti dai prefetti. Che cosa vuol dire? Che salta un altro presidio di democrazia, di una democrazia moderna che conosce dei contrappesi. Proprio perché, lo diceva benissimo il sindaco, il patrimonio culturale appartiene anche ai non nati, che non votano, le assemblee elettive, che pure rappresentano la sovranità dei cittadini, non possono decidere su tutto, non possono decidere sui beni che appartengono anche a chi ancora non vota perché non c'è. Questo è il motivo per cui le autorizzazioni per fare un'autostrada, per intervenire sul paesaggio, non possono essere date dalla politica che risponde a se stessa, non possono essere i prefetti che rispondono al governo a dire se si può fare la Orte Mestre o se si può fare la Tirrenica o se si può fare un condono o altre cose del genere. Ci deve essere un sapere tecnico
Da sempre è stato così, proprio in Toscana l'abbiamo inventato. I fondamenti della tutela pubblica. Il Granduca di Toscana alla fine del Cinquecento fa un bando per dire quali quadri non possono uscire dalla Toscana. Un limite importante alla proprietà privata. Tu hai un Raffaello, ma non lo porti fuori dalla Toscana. Chi decide? I pittori dell'Accademia del Disegno. C'è un sapere tecnico. E il Granduca mette a loro disposizione il bargello, la polizia, che obbedisce al potere, al sapere tecnico. Quando in Italia si deve fare il Ministero per i Beni Culturali, Massimo Severo Giannini dice: siamo sicuri di voler fare un ministero? Non sarebbe meglio pensare a un'agenzia? Lui dice: bisognerebbe pensare a una magistratura del patrimonio del territorio, indipendente dalla politica, perché se faccio un ministero finirà che la politica metterà le mani. Io mi scuso se ho dubitato della indipendenza della commissione che ha scelto Pistoia, ma vedete, sono un po', come dire, prevenuto dopo che ho visto la prestigiosissima commissione internazionale che ha scelto i direttori dei musei, presieduta dal presidente della Biennale, Paolo Baratta, che nello stesso momento doveva essere confermato alla Biennale dal ministro che l'aveva messo nella commissione. Membro della commissione, autorevole giurista, però consigliere personale del ministro. Alla fine è successo che la scelta dei musei, dei direttori dei musei fatta da questa autorevolissima commissione, ha sancito la più smaccata indipendenza, sottomissione dei musei diretta alla politica. E la riforma prevede che i membri dei consigli scientifici dei musei vengano nominati dagli enti locali. Allora, forse del sindaco di Pistoia, dopo quello che ho sentito, potrei fidarmi, ma il sindaco di Napoli, la città in cui vivo, il presidente della regione Campania, in cui insegno, il presidente della regione Campania, De Luca, il più grande abusivista d'Italia, che ha costruito il Crescent sul lungomare di Salerno, nomina i membri del consiglio scientifico di Capodimonte. Maroni nomina i membri del consiglio scientifico di Brera. Zaia nomina i membri del consiglio scientifico dell'Accademia. Dopo che abbiamo una lunga tradizione che ha combattuto per secoli per affermare il valore di un'indipendenza tecnica in nome della scienza e della coscienza, nella tutela del patrimonio e nella produzione della cultura. Oggi facciamo molti passi indietro da questo punto di vista. La stagione iniziata da Ronchey e poi aperta da Paolucci ha voluto dire: diamo il reddito ai privati. Ora diciamo: diamo il controllo alla politica. Che cosa resta della funzione costituzionale diretta del nostro patrimonio? Che cosa resta? Io credo che dobbiamo esercitare fino in fondo il nostro diritto di critica da questo punto di vista. Dobbiamo dire con forza che il patrimonio culturale, se deve produrre cittadini consapevoli, non può diventare quella che Don Milani chiamava la ricreazione dei padroni. Il patrimonio culturale ridotto, come è ridotto il servizio pubblico della RAI, il patrimonio culturale ridotto a fabbrica di intrattenimento, a fabbrica di divertimento in senso letterale, strumento per non pensare, il patrimonio culturale ridotto alle sagre medievali che infestano il paese ogni estate, il patrimonio ridotto alla Caravaggio Experience di Roma o al Magnificent di Firenze con il video o al film di Sky su Firenze e gli Uffizi in 3D, cioè ridotto a quella maledetta equazione che fa coincidere la popolarità con la mancanza assoluta di qualità culturale, è la fine della funzione costituzionale del patrimonio culturale. In questo chi fa il mio mestiere ha una responsabilità enorme. Quando Roberto Longhi chiude l'introduzione della mostra a Caravaggio del 51, la grande mostra che fa conoscere Caravaggio a tutti gli italiani, Caravaggio che era risorto in 40 anni di studi accaniti di filologia. Caravaggio, all'inizio del Novecento, non sapevamo chi fosse. I suoi quadri erano valutati pochissimo. E faccio una minima digressione per dire che se si fosse applicata la legge che in questo momento un senatore toscano, il presidente della Commissione Cultura, Marcucci, sta cercando di far passare in Parlamento sull'esportazione delle opere d'arte, in cui vige l'autocertificazione, io autocertifico che questo quadro vale meno di 150.000 euro e quindi esce, lasciamo perdere la malafede, immaginate cosa succede in Italia dopo, esce tutto, smontano questa sala ed esce. Ma anche da un punto di vista di storia culturale, all'inizio del Novecento i Caravaggio valevano molto meno di una soglia analoga. Caravaggio viene ricostruito attraverso la conoscenza e poi viene messo a disposizione di tutti in questa memorabile mostra di Milano del 51. Alla fine dell'introduzione Longhi dice: Caravaggio è un pittore più umano che umanistico, in una parola popolare. È il momento in cui Longhi è vicino al Partito Comunista, è vicino a Pasolini, è vicino a Guttuso, è vicino a un'idea
del realismo caravaggesco che si sovrappone al neorealismo. È vicino a un'idea di una cultura che si possa condividere. Pochi anni prima, nel 1944, di fronte alle macerie di Genova, aveva scritto una lettera bellissima a Giuliano Briganti, suo allievo, dicendo: la colpa è nostra. Se gli storici dell'arte avessero fatto il loro mestiere, forse Genova sarebbe stata dichiarata città aperta, non sarebbe stata distrutta dai bombardamenti. Avremmo dovuto essere popolari. E dice una cosa bellissima: la storia dell'arte va insegnata nelle scuole fino dai bambini, se gli italiani del domani vorranno avere coscienza intera, non del proprio patrimonio culturale, dice, non della propria cultura, della propria nazione. Non per caso l'articolo 9 è l'unico fra i principi fondamentali che recupera la parola nazione, semi impronunciabile all'indomani del fascismo. C'è un nesso forte fra identità nazionale, un'identità intesa in modo aperto, non un'identità di sangue. Siamo una nazione per via di cultura e quindi aperta a chi con la barca arriva sulle nostre spiagge, disposto a accettare la nostra cultura ma a meticciarla come si è fatto per secoli. Questa è l'Italia del progetto costituzionale. Per via di cultura si diventa nazione, la sovranità la si esercita per via di cultura se chi fa il mio mestiere questa cultura la ridistribuisce. Allora io dico come diceva Longhi: se siamo di fronte alle macerie della legge Ronchey, alle macerie della legge Paolucci, alle macerie della riforma Franceschini, in grande parte è perché chi doveva spezzare il pane della cultura insieme a tutti i cittadini non l'ha fatto, l'ha tenuto per sé. Siamo stati poco popolari. Allora io credo che il punto sia questo: ricominciare a far sì che tutte queste cose diventino popolari nel senso più alto, cioè che fondino la sovranità popolare. Grazie Tommaso Montanari. Sono quasi le due, dobbiamo avviarci alla conclusione. Io chiederei al sindaco di rispondere a queste suggestioni di Montanari e anche a un punto che abbiamo toccato all'inizio, la questione ambientale. Un nodo grosso di Pistoia è l'inquinamento dei vivai, e, che mi avevano chiesto prima di parlarne. E anche volevo dire con una battuta che non avevate lo slogan perché ve l'ha fatto Montanari, la capitale della controcultura, e questo potrebbe essere, scherzando, lo slogan. Quindi direi 12 minuti per dare spazio alle domande. Il nostro slogan potrebbe essere mutuabile dal sapere urbanistico anche di questo paese degli anni 70, e cioè il diritto di tutti alla città, la città di tutti come spazio della comunità, come luogo dell'accessibilità trasparente di tutti i saperi, come tramatura condivisa di civiltà. Dal punto di vista della riflessione più generale, io mi limito a dire questo: temo che il problema non sia italiano e che non si risolva con una sequenza di indicazioni a mo' di florilegio, di normative discutibili, anche se questo naturalmente è necessario, cioè discutere degli atti normativi che disciplinano anche le politiche per la cultura, per la tutela e la cosiddetta valorizzazione dei beni culturali del Paese. Credo che la questione sia più di fondo e non sia soltanto italiana. E la direi così, prendendo a prestito un'espressione non certo di un pericoloso sovversivo, ma di un liberale come Michele Salvati. Il rompicapo è sostanzialmente questo. La democrazia ha dimostrato storicamente di poter fiorire meglio in un regime per la produzione dei beni di economia di mercato. Tuttavia, l'economia di mercato obbedisce all'etichetta della avidità come sua cifra distintiva, cioè tende a mercificare tutto, alla fine anche la democrazia. Questo è il cortocircuito, e come suggerisce ora Tommaso Montanari, riprendendo la autorevole espressione di Jacques Delors, si tratta di costruire una economia di mercato che viva in una società non di mercato, in cui vi siano beni non commerciabili, in cui ciò che ha valore abbia valore e non un prezzo.
Se però il tema è quello, allora è l'antico tema del compromesso tra Stato e mercato, della civilizzazione del capitalismo, questa parola desueta che non si ascolta più, che ha visto rompersi in Europa il cosiddetto compromesso socialdemocratico già alla metà degli anni 70 e da allora crisi fiscale dello Stato sociale, rottura di Bretton Woods e dunque degli accordi, anche quelli petroliferi, legati alla regolazione monetaria del capitalismo internazionale, non si è più ricostruito un compromesso avanzato che in Europa ha fatto la socialdemocrazia tra Stato e mercato, con il risultato finale che noi consumiamo, seguendo la logica mercificatrice, l'etichetta dell'avidità del capitalismo, tutto ciò che invece dovremmo preservare e finanziare attraverso la fiscalità generale, cioè dovremmo ristabilire qual è la fisionomia della fiscalità generale. Questo riguarda temi fondamentali come l'acqua. Siamo insieme da non molto al comune di Livorno, in Toscana, tra i comuni capoluogo, l'unico che sostiene che il Paese, la Repubblica, avrebbe il dovere di osservare l'esito referendario del 2011, 27 milioni di persone che si sono espresse. Non trovo molta traccia, per la verità, di quella mobilitazione di allora anche tra i cittadini, ma credo che se il tema di fondo è quel rompicapo lì, noi il capo ce lo dovremmo rompere lì e stabilire com'è che si ricostruisce un compromesso avanzato tra pubbliche istituzioni intese a preservare e riprodurre l'interesse generale nella logica delle generazioni future e l'allocazione della ricchezza anche tramite, per la produzione dei beni, l'economia di mercato. Dal punto di vista del rispetto del sapere tecnico, io credo che questo sia un altro assunto fondamentale per una democrazia come i clavicembali ben temperata, che è largamente negletto e rimosso, diciamo la verità anche qui, per una corresponsabilità complice ed omertosa della politica e della tecnica. Se in questo Paese ognuno si limitasse semplicemente, si fa per dire, a fare il proprio mestiere, e se il buonsenso presiedesse all'organizzazione delle scelte pubbliche, questa sarebbe la rivoluzione civile di cui l'Italia avrebbe bisogno. Invece siamo un paese di tuttologia imperante. Ognuno ti spiega tutti i giorni come funziona il traffico, come si dovrebbe assemblare la nazionale di calcio. Così è evidentemente complicato strutturare qualcosa come una sfera pubblica funzionante. Perché la sfera pubblica possa funzionare bisogna che gli attori pubblici facciano il loro mestiere. Personalmente sono orgoglioso di non avere mai, per principio, proceduto con una sola delibera a fronte, non dico di un parere tecnico negativo, ma di un dubbio espresso dai custodi della legittimità del Comune. Naturalmente, parliamoci chiaro, questo consegna anche strumenti sostanzialmente ricattatori alla tecnica verso la politica che si comporta in questi termini, perché alla fine taluno potrebbe pensare di decidere al posto della politica democratica. È la deriva tecnocratica di cui non abbiamo bisogno, perché se la sovranità appartiene al popolo, che la esercita attraverso pro tempore i suoi rappresentanti, con la disciplina nei limiti e con le forme della Carta Costituzionale, la democrazia non è barattabile con la tecnocrazia. E da questo punto di vista penso che il potere politico abbia il dovere sacrale di rispettare i saperi tecnici e di ricostruirli laddove questi siano stati indeboliti, ma che i saperi tecnici debbano imparzialmente obbedire con la stessa disciplina ed onore che la Carta Costituzionale richiede per i pubblici amministratori pro tempore al dettato costituzionale, perché appunto vi sono responsabilità da questo punto di vista anche dei mandarini di un paese che è frequentemente schiavo, non parlo delle sovrintendenze, ma di logiche della pubblica amministrazione che sono tutte orientate al discarico della responsabilità dei singoli. Questo è il problema. Non è una questione soggettiva dei singoli.
problema di sistema, anche lì di etica della responsabilità. Qualcuno risponderà di come alla fine si risolvono nella loro organizzazione i servizi per i cittadini, e la dico brutalmente. Il tema potrebbe essere tradotto così: i servizi si possono organizzare in due modi, tutti i servizi, o per i cittadini fruitori o per la comodità di chi ci lavora. Se si organizzano per i cittadini che li fruiscono, ci sta anche di scomodare qualcuno di quelli che lavorano per organizzarli. Per farlo occorre che ognuno faccia il suo mestiere, e cioè che non si scambi la pace sociale per il privilegio riconosciuto ai sindacati di codecidere l'organizzazione dei servizi. E io sono tra coloro che pensano che la retorica della rottamazione sia sbagliata e pericolosa, in quanto tende a semplificare, abbreviando la complessità della tramatura istituzionale, soprattutto la trafila paziente e necessaria della democrazia, che si fonda in tanto quanto vi sono corpi intermedi, come si diceva una volta. Ma che, se si può mettere con popolarità riconosciuta apertamente in discussione questi corpi intermedi, penso anche che sia anche responsabilità di un'attitudine autoreferenziale e corporativa dei corpi intermedi, e che dunque ci sia bisogno di un processo riformatore in profondità per rigenerare le istituzioni repubblicane. Aggiungo, in questo senso, c'è una questione che riguarda anche i tempi delle decisioni pubbliche. Credo di essere l'unico sindaco eletto direttamente che lo sostiene in Italia, ma sarebbe maturo il tempo di ripensare alla 81 del 93, alla legge per l'elezione diretta dei sindaci. Perché se da una parte questo ha prodotto il bene di una assunzione di responsabilità diretta, il metterci la faccia, come si dice, ha reso più stabili i governi locali, sono beni dai quali non bisogna tornare indietro, insieme con le Bassanini ha consentito una più nitida distinzione tra le responsabilità della tecnica e le responsabilità della politica, che non deve gestire, ma deve indirizzare e controllare e rendicontare quotidianamente ai cittadini. Dall'altra parte ha accentuato una deriva iperpersonalistica nel rapporto con le città, per cui i cittadini per primi, anche i sinceri democratici, si sono convinti che per definizione il sindaco sia l'ipostasi delle istituzioni repubblicane, sia il comune che è identificato, personificato nel sindaco pro tempore. Risultato: il sindaco tende, poiché l'elezione diretta accentua questo carattere fiduciario biunivoco, se c'è, nel rapporto con il corpo elettorale, con i cittadini, intanto a considerare i cittadini come corpo elettorale e non come cittadini, e poi a chiudere nel corto sacello dei 5 anni del proprio mandato tutte le decisioni fondamentali. Questo è il punto. Le decisioni fondamentali per le nostre città eccedono tutte di gran lunga la dimensione di un quinquennio, perché sono temi e problemi di rete, perché noi dobbiamo ricostruire, come dalle macerie della guerra, moralmente e civilmente, prima ancora che economicamente e socialmente, questo paese. E questo, dal mio punto di vista, io dico quello che penso, rispondo delle mie opinioni, che esprimo con chiarezza e senza reticenza, come si vede. Questo dovrebbe chiedere una riflessione su tempi più distesi per la rendicontazione pubblica, sapendo che in 5 anni non sta quasi nulla di ciò che è più importante. Ma se io debbo manifestare visivamente ciò che ho deciso oggi entro la mia rielezione, tenderò ad abbreviare le decisioni e a fare cose più popolari che giuste, che necessarie per la comunità. E questo è l'ultimo punto di un qualche rilievo che afferisce anche alla discussione più generale che riguarda le politiche culturali lato sensu intese. Il tema della popolarità. Le mostre in Italia si fanno nei termini che si diceva. È diventato un mostrificio nel duplice senso del monstrum latino e del produrre mostre a ciclo continuo. Noi cerchiamo, nel piccolissimo della nostra esperienza,
per questo come per l'organizzazione del patrimonio di fare cose diverse. Questa è una città nella quale, lo dico a merito di altre istituzioni, la fondazione ex bancaria investe risorse importanti per restituire alla città beni monumentali, penso il Palazzo De Rossi che è la sua sede, ma molto altro. Questa è una città nella quale la banca principale storicamente, la Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, Intesa San Paolo, prossima al riassorbimento purtroppo in Intesa San Paolo per i patti parasociali del 2011, dunque una banca internazionale che non ha più radici, legami con il territorio, ma fino ad oggi che ha avuto un sempre più labile necessariamente rapporto con il territorio, ma lo ha mantenuto, si sottrae spazi per l'attività bancaria in Palazzo dei Vescovi e li restituisce alla città, tra non molto vedremo l'Arazzo Millefiori, osteso nella sede che è stata quella fino ad oggi del CDA della banca. Questa è una città nella quale stiamo cercando di completare faticosamente il processo di federalismo demaniale per San Lorenzo e per la fortezza, che è un tema che eccede di gran lunga la capacità della sola municipalità di sostenerlo e di reggerlo, ma credo di poter annunciare in questa occasione, dagli inizi del mese di luglio prossimo, saremo nelle condizioni di restituire stabilmente alla pubblica fruizione anche la fortezza. Questa è una città nella quale cerchiamo di costruire conoscenza e non apparenza, per l'appunto, e che quindi costruisce da 2 anni una mostra dedicata a Marino e ai suoi interlocutori, dall'arte antica ai suoi contemporanei, per le cure di Flavio Fergonzi, una delle più autorevoli figure di intellettuale del paese, ma certamente non intellettuale alla page, non di quelli che vanno sulle riviste patinate, ma che sta costruendo insieme al suo gruppo di lavoro, alla Normale di Pisa e nel rapporto con figure del calibro di Salvatore Settis, di Philip Reylands, di Carlo Sisi, una proposta di mostra che è un avanzamento nella letteratura scientifica sulla figura di Marino, che mette in relazione e non in relato come Marino, per la verità, costruendo un po' una sorta di agiografia in vita di se stesso, atteso a fare, perché Marino è per noi una figura straordinaria, ma campeggia nella iconografia delle immagini straordinarie di un altro grande pistoiese, Aurelio Amendola, per il cavallo bianco sulla spiaggia di Forte dei Marmi. Noi lo mettiamo in rapporto, perché questo è anche il sapere, con i momenti storici, genetici della sua ispirazione, dall'arte etrusca appunto ai suoi contemporanei, che non erano, diciamo, minori quelli dai quali trasse ispirazione rispetto a Marino medesimo. Ma naturalmente questo significa costruire una occasione per una mostra che ha anche il rischio di non fare numeri formidabili come quelli che vengono esibiti nelle mostre, magari anche quella da Tutankhamon, che fanno centinaia di migliaia di persone, perché forse allora, e concludo, dobbiamo interrogarci più alla radice su che cosa sono i cittadini italiani di oggi, perché non sarà il destino cinico e baro, non sarà soltanto il ceto dirigente cattivo, ci sarà qualcosa di più profondo in questo paese, che è afflitto da qualche male antico, uno scarso sentimento della patria, come diceva con un termine risorgimentale, ottocentesco, antico e difficile, ieri Maddalena, ma diciamola così, con lo Stato, con la statualità, con la dimensione pubblica intesa non come terra di nessuno, ma come lo spazio per l'esercizio delle facoltà di tutti e di ognuno. E c'è un'idea un po' levantina del costruire le proprie fortune superando a destra in autostrada, non rispettando la coda, non pagando le tasse. Questo è il paese nel quale, come di esempi, come di svalori di cui è stato detto, sono sintomi, non le cause di ciò che è capitato. Alla fine c'è anche Berlusconi, c'è anche qualcosa che assomiglia piuttosto a una deriva sudamericana, che è la più antica civiltà d'Europa e del mondo. Ma alla fine, perché per molto tempo abbiamo fatto assurgere nella malintesa modernizzazione senza modernità degli anni Ottanta di questo paese veri e propri disvalori a rango di valori socialmente condivisi. Appunto, non pagare le tasse,
essere più furbo del prossimo, l'idea per la quale essere tolleranti significa, nell'adagio italico più diffuso, vivi e lascia vivere, che invece è espressione di un cinismo indifferente. Perché se, e concludo davvero, i cittadini per bene di questo paese, che sono la maggioranza, per fortuna ancora, e che reggono in piedi nonostante tutto il paese, non cominciano però a dire ai moltissimi cittadini per male, che vediamo ogni giorno, anche qui, anche uscendo da qui, anche quelli che magari fanno le prediche progressiste nel dibattito pubblico, ma che si dimenticano che c'è il cestino per buttare magari la carta con la quale ci è soffiato il naso o il pacchetto di sigarette, diffusamente, e il dibattito pubblico si addensa intorno alle colpe che sarebbero di coloro che non puliscono a sufficienza, non di coloro che sporcano. Poi coloro che puliscono debbono pulire di più e meglio, ma intanto bisogna che coloro che sporcano smettano di sporcare, e bisognerà che qualcuno di coloro che invece non lo fanno lo comincino a dire nei quotidiani esempi di inciviltà diffusa che vediamo, che bisognerebbe essere un po' tutti più civili, anche perché conviene, oltre ad essere giusto. Grazie sindaco, vi ringraziamo per questo dialogo che è stato veramente pieno di stimoli. Purtroppo non c'è molto spazio per fare delle domande, dobbiamo lasciare la sala. Buon appetito e buona continuazione del festival e di leggere la città. Grazie.